Ciao bambini, oggi entreremo nel magico mondo della musica e andremo alla scoperta dell'orchestra sinfonica. Che cos'è l'orchestra? Beh, non è altro che un gruppo di musicisti che suonano strumenti musicali differenti. E come fanno ad andare d'accordo questi strumenti musicali? Beh, c'è il direttore d'orchestra che con la sua bacchetta riesce a dirigere i musicisti e a far suonare bellissime melodie. Immaginate un po' un film, ci sono dei bravissimi attori, c'è una bellissima colonna sonora, ma se non c'è un regista che dice agli attori cosa fare, come recitare le scene, il film non sarà mai bello. E la stessa cosa possiamo dirla anche nell'orchestra. Senza il direttore dell'orchestra ogni strumento andrebbe un po' per i fatti suoi e quindi non sarebbe sicuramente una musica molto, molto piacevole. Voi dovete sapere che l'orchestra è composto, come dicevamo prima, da tanti strumenti musicali che si possono dividere in famiglie, in gruppi. Nel video che vedremo e di cui poi vi parlerò, scopriremo che ci sono quattro famiglie principali: la famiglia degli strumenti a corda, la famiglia degli strumenti a fiato, la famiglia degli strumenti a percussione e la famiglia degli strumenti a tasti. Ora vi lascio alla visione di un brano musicale scritto da Benjamin Britten, che era un musicista inglese, che ha pensato di fare una cosa molto interessante. Ha preso un tema di un'opera scritta 200 anni prima da un altro musicista che si chiamava Frank Purcell, che aveva appunto scritto l'opera Opus 34, e ha variato, cioè ha cambiato questo tema adattandolo a tutte le famiglie degli strumenti musicali, e ha composto un brano che si chiama The Young Person's Guide to the Orchestra, che è appunto un titolo in inglese perché Britten era inglese, e ha pensato di spiegare ai giovani come era composta l'orchestra, quindi facendo vedere proprio le famiglie degli strumenti all'opera. Quindi la guida del giovane all'orchestra è quella che adesso noi vedremo. Leggete i vari commenti per scoprire tutte le famiglie degli strumenti musicali. A presto!
Thank you.
Thank you.
Wow, bello bambini, avete sentito? Che meraviglia! Eh beh, avete conosciuto un po' gli strumenti musicali che forse prima non conoscevate. Abbiamo però detto che le famiglie degli strumenti musicali sono quattro e ne abbiamo però viste solo tre nell'orchestra, cioè gli strumenti a fiato, ad arco e a percussione. Che cosa manca? Mancano gli strumenti a tastiera, a tasti. E perché nell'orchestra non ci sono? Beh, dovete sapere che il re degli strumenti a tasti è il pianoforte e difficilmente ha delle piccole parti da suonare all'interno dell'orchestra. In genere fa la parte del protagonista e quindi spesso ci sono proprio concerti per pianoforte e orchestra, cioè quindi pianoforte e lo strumento principale sta davanti e dietro, a volte accompagnato solo dai violini o da altri piccoli gruppi di strumenti. Quindi non sempre lo troviamo insieme agli altri strumenti musicali che suonano nell'orchestra. Quali altri strumenti musicali a tasti ci sono? Ci sono il clavicembalo, che è simile a un pianoforte, un pochino più piccolo, e ha un suono molto particolare. Perché? Perché a differenza del pianoforte, che ha praticamente un martelletto che picchia su delle corde, e quindi possiamo dire che in fondo è anche uno strumento a corde e a percussione insieme, il clavicembalo, scusate, è uno strumento a corde pizzicate. Che cosa vuol dire? Che quando io schiaccio il tasto, una specie di mollettina pizzica le corde, quindi un meccanismo interno, anziché picchiare con un martelletto sulle corde, la pizzica. È un suono molto particolare. Altro strumento a tasti, che in genere nell'orchestra non si trova a suonare insieme a tutti gli altri strumenti, ma suona da solista, è l'organo. Organo che può essere di due tipi: l'organo a canne, che è uno strumento molto 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 grande, con tante canne verticali di varie dimensioni, è quello che vedete anche nelle chiese. Se voi andate in una chiesa importante della vostra città, verso il fondo della chiesa troverete sul muro delle grandi canne, anzi delle lunghe canne di metallo o di legno, ma in genere di metallo, e sotto vedrete uno strumento musicale che sembra un pianoforte ma ha tante tastiere e tanti pedali. Ecco, quello lì si chiama organo. Essendo poi uno strumento molto grande e ingombrante, hanno pensato anche di riprodurre una versione elettronica e quindi hanno fatto l'organo elettronico, che non ha tutte le canne ma riproduce lo stesso suono. Allora, che ne dite? Non è affascinante il mondo degli strumenti musicali e dell'orchestra?
Scommetto che magari qualcuno di voi adesso avrà voglia di suonare qualche strumento. Beh, io ve l'auguro perché suonare uno strumento è una cosa bellissima che vi arricchisce tanto e non vi lascia mai soli. Bene, bimbi, detto questo, io vi saluto e ci vediamo presto alla prossima lezione. Ciao dal maestro Fabio.